Salve amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan che vi trasmette un breve messaggio. Visto che in questi giorni in qualche video ne ho accennato, allora per puro gusto, visto che magari non lo vedranno in molti, trasmetto questa mia breve ricerca. Perché come vi dicevo in qualche mio video passato, ho visto, letto del materiale riguardo il possibile influenzamento delle masse da parte di illuminati e di servizi segreti, e tutti userebbero dei linguaggi subliminari, dei simboli occulti, infrasuoni, ultrasuoni, microonde dei cellulari. Ma già questo discorso delle sette occulte occultistiche che trasmettano messaggi virali di influenza cerebrale è un discorso che va dai tempi di Adam Weishaupt. Io non ne so molto, però ecco, ho preparato una lista di cose che possono influenzare le masse più che qualsiasi messaggio subliminale. Adesso un luogo a parte meriterebbe anche lo sport di massa, tipo il calcio, però bisogna dire che queste sono le cose che più di tutte influenzano le masse oggigiorno, calcio a parte, e che ne possono determinare l'asservimento. Fare tardi stressa il cervello e l'organismo in generale. La mancanza di sonno fa invecchiare prematuramente. Lo stress prolungato e continuato deteriora la salute. Una forma di tortura consiste nella privazione del sonno. La gente che per insonnia o lavoro ha sfasato il suo ciclo onirico può soffrire di infarti, ictus, eccetera, morte subita, precoce. L'alcol è iposolubile, si dissolve nella grassa, ergo dissolve lo stesso grasso. Che pensate che possa fare l'alcol che bevete in eccesso al vostro cervello, che in pratica è una massa di gelatina di grasso? Scioglie le guaine dei nervi, e poi può succedere che ci siano dei veri cortocircuiti neuronali. Infatti le droghe di farmaci neurologici presi indiscriminatamente producono alcuni degli effetti in comune con l'alcol e lo stress e l'insonnia. È praticamente inutile che mi soffermi a descrivere gli effetti di tali sostanze sull'organismo. Per esempio, alcune droghe si producono a partire da solventi come la benzina, l'acido muriatico, tipo la cocaina, no? Che ti dissolve tutto per dentro. Basti pensare al deterioro della salute, che riduce la qualità della vita e riduce drasticamente l'aspettativa di vita, riducendone la durata. Tragico. La corrosione delle neurosinapsi porta il cervello ad andare in cortocircuito, generando Parkinson, Alzheimer, schizofrenie, manie depressive, alienazioni e personalità bipolari, tra le altre cose. Infatti, o uno ha delle malattie cerebrali congenite, cioè dalla nascita, o uno psicologicamente si orienta verso terreni che lo portano a essere malato, per esempio fomentare l'odio, la tensione, la paura, oppure con le droghe e l'alcol uno riesce ad avere un cervello cerebropatico. E quindi se uno vive in un clima di tensione come quello di crisi in Italia, si droga ed ha delle tendenze innate alla schizofrenia, è tutto dire. All'attuale ritmo le future generazioni vivranno meno che i loro genitori, zii e nonni. Non c'è molto da aggiungere. Prestate attenzione alla vostra salute, perché ne avete solo una. Però ecco, io mi chiedo come mai non si faccia nulla per evitare che
commercianti senza scrupoli della diversione notturna permettano che minorenni si droghino e si alcolizzino, perché alla fine perdono la salute per il commercio di qualcuno, ed è molto triste. Però non conviene, soprattutto gente molto giovane che c'è il futuro davanti. Beh, questo è stato il mio messaggio. Si parla tanto di controllo delle masse, forse queste discoteche e questi luoghi da sballo che chiudono alle 8 del mattino, i matinè, hanno qualcosa a che vedere, perché si sono diffusi in tutto il mondo come il calcio. Io credo che le diversioni debbano essere sane, bere ma con moderazione e non drogarsi. Comunque forse è un mio personale punto di vista. E che strano che questo sistema si stia implementando in tutto il mondo, che si è sempre più permissivi con l'alcol, scordandoci che fino ai 18-22 anni il cervello è ancora in formazione. E poi è una massa di grasso il cervello. Uno arriva lentamente a scioglierlo, a sciogliere i contatti neurosinaptici. Beh, ecco, questo è stato il mio contributo. Forse si tratta di controllo delle masse anche quello. Spero che vi sia piaciuto. Se volete che io approfondisca ancora questi argomenti, votate mi piace ed iscrivetevi al canale. Perché io ci metto molto tempo a fare un video e caricarlo, e se vedo che questo argomento non interessa a nessuno, cerco di perdere il mio tempo compartendo altro materiale. Quindi vi ringrazio ancora una volta di avermi seguito, e sappiate che sono disoccupato, e leggete nella mia biografia la mia storia. Ciao, a presto e saluti a Trevisan, credo che si chiami così, e a Marco Travaglio e a tutti gli altri che mi commentano i video, mi seguono e si sono iscritti al canale, e anche a tutti quelli che mi guardano occasionalmente che non si sono iscritti. Ciao dal vostro Saint Etienne.